Il 5 marzo il sindaco Giusy Nicolini e tutte le donne e gli uomini di Lampedusa. Dico oggi 25 marzo perché il 25 marzo è il compleanno dell'Europa. Si festeggia anche il 9 maggio per altri motivi, ma la firma istitutiva dei trattati della Comunità Europea è stata fatta il 25 marzo del 57 a Roma. E noi oggi, in questo giorno, che è un giorno di ricorrenza importante per l'Europa, siamo nel centro dell'Europa, siamo nel cuore dell'Europa. Forse non è un cuore geografico, forse è un cuore più spirituale, se volete, ma è sicuramente il punto in cui alcuni cittadini europei hanno mostrato a tutti gli altri quello che va fatto, con grandi valori umanitari, con grandi valori civili, con grande spirito di servizio. E siamo qui oggi per dirlo in un giorno in cui non c'è un'emergenza, perché la seconda cosa che vogliamo dirvi è che Lampedusa, e vi saremo grati se ci aiutate a raccontare la realtà, è anche e direi soprattutto un'isola bellissima. Certo, per chi la conosce, la bellezza dei propri abitanti è un elemento di straordinario, che ha visto fuoco a mare, c'è qui il dottore, c'è qui il piccolo Samuele, ci sono qui i protagonisti di quella incredibile storia. È innanzitutto esperienza di valori, ma è anche un'esperienza molto bella per i turisti. È uno dei luoghi dove il mare è più affascinante e bello, e allora credo che sia giusto che lo Stato italiano dia una mano al comune di Lampedusa, alla comunità di Lampedusa, per aiutare anche da questo punto di vista. E guardate, basta che voi la raccontiate per com'è. Basta che voi raccontiate Lampedusa per quello che è. Abbiamo poi fatto un punto della situazione, siamo preparatissimi dal campo di calcio fino alla situazione della scuola, sono mille studenti a Lampedusa, la situazione della pesca, la continuità territoriale, le questioni sanitarie. Abbiamo fatto un punto con i cittadini, mi sembrava giusto farlo. Per chi crede, oggi è il Venerdì Santo, per cui per i cristiani, per i cattolici è il Venerdì Santo, un giorno in cui prevale il dolore, ma per tutti gli abitanti europei è il giorno del trattato istitutivo della Comunità Europea. Insomma, allora, in questo doppio giorno simbolico io sono qui per dire grazie a Giusy, al sindaco Nicolini. È la prima volta che vengo da Presidente del Consiglio, perché l'ultima volta che ero qua non ero Presidente del Consiglio, ero segretario del PD ma non ancora Presidente del Consiglio. Alcuni dei temi che dovevano essere affrontati sono stati risolti. Fatemi ringraziare non soltanto i pescatori e gli abitanti dell'isola, ma anche tutte le forze dell'ordine, le forze di sicurezza, i funzionari dell'amministrazione centrale che hanno lavorato, lavorano e lavoreranno. E fatemi anche ringraziare, però, dal profondo del cuore, chi è in prima linea, perché oggi essere sindaco di una città di frontiera, di un'isola di frontiera, di un luogo di frontiera, è molto difficile, ma è anche una di quelle cose che ci rende orgogliosi di essere italiani e europei. Per cui grazie a Giusy, e da Lampedusa che arrivi un messaggio all'Europa. Questo non è una lontana periferia, lontana dagli occhi dell'Europa. Questo è un luogo di bellezza, di rara bellezza, che ha unito la bellezza fisica e geografica dei luoghi alla bellezza dei propri abitanti, che ha permesso di salvare centinaia e centinaia, migliaia e migliaia di vite. Adesso quello che chiede questo luogo è di essere semplicemente considerato per quello che è: la porta d'Europa, certo, ma anche, direi, e soprattutto un luogo nel quale poter vivere bene, con dei valori e con degli spazi di bellezza che vanno toccati con mano. Per tutti questi motivi il governo è qua. Abbiamo un elenco di cose da fare, una parte l'abbiamo smarcata e fatta, altra dovrà essere realizzata, ma il messaggio che diamo agli europei: guai a pensare che di fronte alle grandi emergenze del nostro tempo si possa far finta di niente o essere superficiali. I lampedusani ci hanno insegnato come si fa a rimanere umani. Il compito di tutta l'Europa è affrontare le questioni tenendo insieme la nostra identità, la nostra cultura, con i nostri valori, e questo a Lampedusa lo sanno fare perfettamente. Vi saremo grati se riuscirete a riportare quello che è lo spirito di quest'isola
e sono persona integrata al sindaco, cui cedo immediatamente il microfono. Io ho ringraziato di cuore il presidente del Consiglio Renzi, il ministro Delrio che torna a Lampedusa, e ho detto e dico a voi che questa è una bellissima giornata per me, una bellissima giornata per Lampedusa. E quando i vostri colleghi stamattina, anche ieri sera, mi chiamavano per chiedermi ma che viene a fare Renzi a Lampedusa, io ho detto sì, effettivamente non c'è nessuna emergenza, non c'è stato un naufragio, non c'è stata... viene senza un motivo, il motivo siamo noi in Lampedusa, e colgo e accetto questo gesto come un gesto di grande attenzione e vicinanza a questa comunità che deve ancora conquistare proprio gradini di civiltà, di normalità nella vita quotidiana, anche se ha saputo dare esempio di coraggio, di straordinaria fatica nell'accoglienza che per anni ha fatto completamente da sola. Quello che gli abbiamo chiesto è di continuare a starci vicino e di sostenere con azioni concrete l'economia dell'isola, perché finora Lampedusa ha dato questo segnale al resto del paese e all'Europa. Siamo qui, viviamo di turismo e di pesca, eppure abbiamo accolto centinaia di migliaia di persone. Non è quello il problema principale per noi, nel senso che se si organizza bene il soccorso e si organizza bene la prima accoglienza, si migliora, si rispettano i diritti umani di chi salviamo e si può benissimo sopravvivere qui. Quello che invece a noi serve è ridurre la distanza e la marginalità dal resto del paese e dall'Europa, serve quindi un riscatto nostro, ma che poi potrà essere di tutti gli altri luoghi di confine, il riscatto dalla frontiera. In questo senso apprezziamo, abbiamo apprezzato le parole del Premier in Europa a difendere il lavoro di Lampedusa e dell'Italia, e apprezziamo il ruolo che in questo momento il nostro governo sta avendo nella crisi del Mediterraneo verso la Libia, perché questo chiede Lampedusa e penso questo chiede chi ha a cuore la pace e un futuro migliore per tutti. Grazie. Domande su Lampedusa? Stiamo lavorando, ci sono delle questioni ancora aperte dal 2011, questioni fiscali, c'è una richiesta storica di zona franca che credo che sarebbe molto opportuno da parte dell'Europa concedere, che è una, tra virgolette, una restituzione. Abbiamo una serie di questioni che riguardano gli aspetti più economici, abbiamo discusso a lungo di continuità territoriale, lei sa che quest'anno noi abbiamo messo 20 milioni di euro in più per la continuità territoriale, in particolar modo quella aerea, però ci sono delle singole questioni che ancora non funzionano, la differenza tra il biglietto da Palermo a Lampedusa a Palermo sulla base delle tasse aeroportuali, i problemi dei pescatori, abbiamo discusso del fatto che la linea diciamo Lampedusa-Porto Empedocle dal punto di vista delle navi deve aiutare i pescatori, ce l'hanno raccontato direttamente loro, a non buttare via quello che fanno, cioè in altri termini se saltano due volte, tre volte i collegamenti è chiaro che chi ha pescato, chi ha lavorato, chi è pronto a ricevere il giusto dal suo sacrificio e dalla sua fatica si trova costretto paradossalmente a non avere ciò che meriterebbe di avere. Quindi abbiamo discusso di questioni molto concrete. La serie B, d'accordo con il comune, sta lavorando per organizzare per creare qui un bel campo da calcio che speriamo, che ieri è stato ufficialmente diciamo sbloccato, si può dire, concesso dalla regione siciliana dopo un paio d'anni di discussione, per cui speriamo di tornare qui a fare un meccettino di calcio, facciamo Lampedusa contro serie B, io faccio l'arbitro perché a giocare sono buono. E poi potrei farle l'elenco delle questioni aperte
abbiamo parlato persino dei decreti ministeriali della buona scuola, quindi l'elenco di questioni che abbiamo affrontato è numeroso. Però io, con il vostro permesso, andrei volentieri a vedere la spiaggia dei Conigli. Perché? Perché è uno dei luoghi più belli, e siccome sta per calare il sole, credo che sia bello andarci, non tanto per vederlo, ma perché ci piacerebbe tanto che anche voi aiutaste a raccontare Lampedusa per quella che è, come uno dei luoghi che turisticamente è più forte, è bellissimo. Sapete qual è la nazionalità nettamente più forte che viene a Lampedusa? Gli italiani. Perché? Perché all'estero è difficile arrivarci, e il suono Lampedusa è il suono di una realtà in difficoltà, no? Quando non sanno cosa dire, dicono Lampedusa. Bene, riuscire a raccontare che Lampedusa è uno dei luoghi dove il mare è più bello, io credo che sia un dovere civile e anche un'occasione economica per gli abitanti di Lampedusa, dove tra l'altro abbiamo sentito non soltanto lampedusani doc, ma anche immigrati dall'Italia, da Milano, da Carpi, da gente che si è trasferita qui 20 anni fa, 25 anni fa, 15 anni fa, che fa il ristoratore o l'albergatore, e che oltre a spiegarci tutto il fascino della ricciola, ci ha raccontato di che cosa ha bisogno, oltre che naturalmente la discussione sulla Libia e sulle situazioni internazionali che immaginate. Quindi pensiamo di poter contare su di voi, io ne approfitto, visto che poi non ci saranno altre occasioni, per augurarvi di cuore buona Pasqua, per augurare agli italiani. Lo facciamo da Lampedusa, che non è il punto più lontano, è il punto che sì, geograficamente è più lontano, siamo più a sud di Tunisi, ma è il punto che credo per tutti gli italiani sia vissuto come uno dei luoghi centrali del nostro paese e della nostra Europa. Per cui grazie di cuore, grazie a Giusy per l'accoglienza, grazie a voi, e i migliori auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Grazie mille. Grazie.